Ciao team! Oggi faremo un nascondino al buio. Però mi serve chiaramente una torcia. Eccola qua, vi ho accecato. Quindi chi ha paura del buio? Spero nessuno, insomma. Eh sì, perché in questi giorni qua sta piovendo tantissimo e allora è andata via la luce, ma io non potevo lasciarvi senza video. E quindi, nascondino senza luce, quindi al buio. Ok, e da che parte comincio? Chiaramente ho fatto nascondere i personaggi, non so neanche chi, li ho fatti nascondere da Matteo, il quale mi ha lasciato degli indizi. Allora, il primo indizio che mi ha lasciato è mela. Mela. E che vuol dire mela? Che significa mela? Allora, qui per chi non lo sapesse, siamo nello studio. C'è anche il ticchettio dell'orologio. Mela, l'unica cosa che può. Ah, aspetta, qua c'è l'air goals con la mela, però. L'air goals, ma cosa sto dicendo? La Santoro Gorgeous, quella con la mela, però. Non si può nascondere nessuno lì dietro. Mentre mela potrebbe essere una candela alla mela? Sarà difficilissimo oggi fare questa cosa. Tenere la torcia. Allora, qua c'è una candela con delle mele. Vediamo un po'. No, però non c'è nessuno. Qualche altra candela alle mele? Non penso di averla. Al momento così non mi viene in mente. Ah, qua c'è un Apple Crisp Cider, Honey Crisp Apple Cider, vediamo. Scusate se la visuale è un po' così, però mi pare che non ci sia nessuno. Mela, 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 mela. Proviamo a ragionare. Mela, come si dice mela in inglese? Si dice Apple. Apple, allora. Ti 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 ti. Chi c'è? Qua c'è qualcuno! E direte, che cos'è sta busta? E niente, qua si è preso l'Apple Watch, Matteo. Allora, Apple Mela. Ok, lì abbiamo un personaggio. Di chi si tratta? Adesso vado a tirarlo fuori. Olè! Chi è? È Dotti! Mi hai trovata! Ti ho trovata, sì, Dotti. Ti eri nascosta proprio bene. Sì, effettivamente. È stato bravo Matteo a mettermi qua. Lo so. Ma tu hai paura del buio, Dotti? Beh, insomma, diciamo che preferisco la luce. Però no, non ho proprio paura, paura, paura. Ok, va bene. Penso che tu debba darmi un altro indizio. Sì, ti do un altro indizio e ti dico luppolo. Luppolo. Sì, non posso dirti nient'altro. Ok, va bene, ti ringrazio, Dotti. Prego, figurati. Allora, luppolo, riprendiamo la nostra torcia. Luppolo. Col luppolo che cosa si fa? Oh. Col luppolo si fa la birra. O anche la candela, la birra, effettivamente. Andiamo a rivedere se per caso è qua. Allora, questa è la candela, la birra. Tanto luppolo per forza, però non c'è niente. Luppolo, 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 birra. Oh, il mio meraviglioso carillon della fabbrica della birra. Chi ci sarà qua? Allora, qua non c'è nessuno. Nemmeno qui. Oh, proviamo a guardare di. Ah, vedo una scarpetta. Ehi, vecchia ubriacona, fatti vedere. Stai parlando con me? Sì, sto parlando con te. Ah, quindi mi hai vista? Eh sì, vieni fuori. Oh, eccoti, PhDBB, che facevi lì? Trincavi un po'? Ma no, io non bevo, figurati. E mi stavo nascondendo. E perché hai scelto proprio la fabbrica della birra? Ma così mi faceva simpatia. Ok, allora devi darmi un indizio. Sì, devo darti un indizio. Diciamo, viaggio. Viaggio. Ok, ti ringrazio, ci ragionerò su. Sì, ragiona, ragiona. Ok, ragazzi, amici, amiche, andiamo alla ricerca di un altro personaggio. Viaggio.
Viaggio, viaggio, viaggio. Lì caos, no, viaggio, lì caos. Viaggio. No, dai, secondo me nelle candele non c'è niente. Viaggio. Ah, qua c'è la mia valigia. Che voi direte? Perché tieni la valigia lì? Perché io e Matteo ci stiamo trasferendo e quindi facciamo un pochino avanti e indietro. Ci stiamo trasferendo da Gradara sulle colline bolognesi e quindi sto un po' qua e un po' là. E allora devo sempre tenere la valigia pronta. E mo come la metto la torcia per aprire la valigia? Vediamo un po'. Apriamo la valigia. Ok, aperta. Cotton Fioc, fantastico. Ecco, così vedete anche il contenuto della mia valigia. Qualche maglietta, biancheria. Ah, lì c'è la piastra per i capelli, una felpa. Ok. Qua c'è qualcosa. È più difficile al buio perché le cose non ti compaiono subito. Lì penso ci sia uno shampoo. Qua invece. Qua niente. Qua c'è una Peppa. Ma dorme. Oddio, ma la svegliamo? Eh sì, Peppa? Peppa? Sì, che c'è? Tutto bene. Peppa, ma stavi dormendo? Eh sì, perché ti hai messo una vita a trovarmi? Io mi stavo facendo vecchia, stavo diventando praticamente un salame. No, dai, Peppa, non dire così. Non diventerai mai un salame. Insomma, ti sei messa qui nella valigia e mi sono addormentata. Anche perché è buio, così tutto rilassante, fuori piove. Ci stava tutta la nanna. Effettivamente hai ragione. Senti, Peppa, però mi devi dare un indizio. Ah sì, è vero, allora. Oh, Santa Polenta, non mi ricordo mica. Circo! Circo! Sì, circo. Ma sei sicura? Sì, sicurissima. La parola è circo. Ok. Bah, sarà. Vabbè, a dopo, Peppa. Ciao, mi rimetto a dormire io, eh? Circo? Ma che è circo? Cioè, so che cos'è il circo, ma non capisco cosa ci azzecchi. Ah, me ne sto seduta. Intanto provo a scrutare un po'. Cioè, non mi viene in mente niente che abbia a che fare col circo in casa mia. Ah, tranne. Vabbè, però proviamo a vedere il carretto dei popcorn. Vediamo. No, a parte la polvere. Non vedo niente. Cioè, questa è l'unica cosa che mi può richiamare il circo. Circo, circo. Allora, circo. Clown. Animali. Il circo che cos'è? Ah, il circo. Il circo è un tendone. Tende? Forse le tende. Proviamo. Senza cadere. Allora. Qui non vedo niente. Qui non vedo niente. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente, più che altro che abbia a che fare appunto con casa mia. Allora, qua niente. Ah, eccolo! Gatto Boy! No, non sono io. No, sei tu. No, no. Sei blu e azzurro, sei tu. Uffa, mi hai trovato. Certo. Caspita, pensavo di averla fatta franca, pensavo che non mi avresti mai trovato. No, invece, ho degli indizi ben precisi, ben chiari, e riesco sempre a trovarvi. Sempre? Beh, fino ad ora direi di sì. Comunque, caro il mio gatto boy, mio bel micetto blu, c'è qualcun altro da trovare? Sì. Ah, perfetto, allora, dammi pure l'indizio. Militare. Militare. Ma se, ma veramente? Sì.
militare. Ok, pensaci bene. Sì, ci penso bene. Militare. Ma io sono proprio contro la guerra, mi sembra proprio strano. Non capisco. Militare. Oddio, stavo inciampando nella valigia. Bello. A ruzzoloni. Allora. Militare, che mi significa? Allora. Militare. Ah! Può essere il mio giubbotto verde militare? Proviamo, guardiamo qua nelle maniche. Io non vedo niente. Qua neanche. Nelle tasche. Oh, scusate, ma qua ma gli estremi rimedi. Vedete qualcosa, qualche colore? Io no. Proviamo nell'altra tasca. Sì! Mi sembra una Lil! Oh, io ho paura del buio, mi tiri fuori da qui. Oh sì, certo tesoro, subito. Oh, non fatelo mai più, per favore. A me il buio non piace per niente. Oh, scusami piccola Flower Child, scusa tanto. Scusa, ma si potrà lasciare una Lillina tutto quel tempo lì in una tasca che non si vede niente? Hai ragione, guarda, Matteo è stato proprio crudele. Diglielo quando lo vedi. Glielo dirò senz'altro. Vabbè, dai, adesso sei fuori, sei tranquillizzata? Un pochettino. Bene, mi fa piacere. Mi devi dare qualche indizio? No. Allora abbiamo finito? Penso proprio di sì. Ok. Oh mio Dio, ma cosa sta succedendo qua, la torcia? No, ancora buio! Sì, la torcia si è spenta. Oh no, siamo effettivamente al buio. Ah no, ecco, si è riaccesa. Oh, mi stavo terrorizzando, me la stavo facendo nelle mutandine. No, non ti preoccupare. Adesso andiamo tutti in salotto dove, sì, non c'è la luce, però almeno apriamo le finestre. E ok, oddio, si sta veramente spegnendo la torcia. La puntata è finita, anche questo nascondino ce lo siamo portati a casa. Spero che vi siate divertiti e appunto che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cosa devono fare? Lasciare tanti like. Esatto, se ve lo dice lì il Flower Child, non potete non mettere i like. Quante rime. Io vi saluto, vi aspetto alla prossima puntata. Vedete la manona? Ok, va bene, alla prossima.